Ragazzi, questo Cagliari ha bisogno del vostro supporto. Iscrivetevi al canale. Avanziamo nell'ultimo giorno di mercato. Ancora offerta per Luvumbo, questa volta dal Copenaghen, e rifiutiamo ancora. Offerta per il prestito di Obert per 2 anni. No, 2 anni assolutamente no. A questo punto io direi che possiamo tranquillamente restare così anche in previsione di un eventuale cambio modulo, cioè passaggio alla difesa 3, che sicuramente proveremo nella prossima partita, perché questo 4-2-3-1 sembra non funzionare più come un tempo, anzi sembra proprio non funzionare più. Quindi contro il Brescia proveremo qualcosa di nuovo. Proviamo questo 5-2-3, vediamo se succederà qualcosa. E qua ci ritroviamo con la Padula costretto ad inseguire l'attaccante del Brescia. Qua lo buttiamo giù, ma non c'è fallo. Palla per la Padula, dietro per Barreca, ancora per la Padula, al centro c'è Rog che si gira, prova il tiro da fuori, alto. Non entusiasmante questo giro palla, ma almeno siamo riusciti ad arrivare alla conclusione. In questo modulo sono molto importanti i due di centrocampo. Qua passaggi sempre sballati, difensori che non coprono, che affondano il contrasto non si sa dove e ovviamente ci infilano. Qui fallo, Bumbo controlla in aria, si gira, prova il tiro, parata e giallo per Bisoli. Proviamo a far battere a Terracciano, sempre sul primo palo, e solito schema per Rog. Intanto si è fatto male Falco in occasione del fallo da giallo di Bisoli, vediamo se è un infortunio momentaneo. La Padula qua un po' solo in avanti, Falco non è in forma. Kurfalidis prova il tiro da fuori e fotocopia di quello di prima e niente, Falco non ce la fa, chiede il cambio e entrerà Millico, e quindi Luvumbo torna sulla destra con Millico a sinistra. Luvumbo proprio non è più il giocatore di prima, non riesce più a fare mezzo dribbling. Ma perché dai? Qua non riusciamo tra l'altro neanche più ad affondare i contrasti in maniera decente. Qua bene Romagna intanto. È un modulo comunque che fa spendere davvero troppe energie. Per poi non concludere nulla. Spazio ancora per Rog dalla stessa posizione, tiro questa volta basso. Intanto cartellino giallo per Romagna. Attenzione, loro sbagliano il rinvio. La Padula si gira, fallo da dietro sulla Padula, e qui ci sta anche il rosso.
Rivediamo. Eh sì. E c'è infatti il rosso. Mamma mia, come... Ah sì, c'è il fallo. Posizione interessante. Vediamo chi può battere. Nessuno, perché Falco è uscito. Allora può andare Barreca di sinistro per il cross. Bruttissimo, girata di Kurfalidis comunque, che impensierisce Lezzerini, ma fino ad un certo punto. Ultima azione del primo tempo. L'arbitro non fischia. Terracciano di sinistro, vede Luvumbo. 1-1 al 49esimo. Qui Terracciano di sinistro era rimasto in avanti. L'arbitro non fischia la fine del primo tempo. Terracciano vede Luvumbo che è da solo e di sinistro al volo. In sacca, finalmente torniamo al gol. Quinto gol in campionato per Luvumbo. I soliti 5 cambi in contemporanea. Attenzione, altra parata di Radunovic. Mancoso rientra e difensore che capisce tutto. Romagna superato. I difensori di tre non ci capiscono niente e in ripartenza il Brescia colpisce. Cross per Melchiorri che non ci arriva di testa. Mancosu si fa tutto il campo, ma poi non riesce a mettere dentro. Una palla buona per Di Pardo, cross arretrato, Melchiorri controlla in qualche modo, Rog sistema la palla, tiro da fuori, parata di Lezzerini, che rinvia subito però tra i piedi di Mancosu. Comunque bene Kurfalidis, nonostante tutto. Attenzione Millico anticipato di testa, Rog la rimette al centro, prova il tiro da fuori e ancora parata di Lezzerini che rinvia subito. E loro adesso sono tutti in difesa, ma vedete che poi ripartono comunque con facilità. Cioè, vedete, le squadre avversarie, cioè, difendono in 11 e come recuperano palla salgono tutti quanti. I nostri invece vanno completamente a vuoto. E la partita finisce qui. C'è qualcosa che non va comunque. Falco, ora che sembrava aver ingranato, fuori 4 settimane. Altra offerta per Radunovic, questa volta dal Venezia, che noi ovviamente rifiutiamo. Elias Guerra, possiamo scartarlo. A questo punto vedete che il potenziale è cambiato di questi giocatori. Ecco, non troviamo niente di che. Questi continuiamo a seguirli, ma intanto il potenziale di Ricci si alza leggermente. Molto bene. Dirigenza che ovviamente non è contenta perché la classifica dice Cagliari ottavo a più 2 dal Brescia nono, che ci ha appena battuti con 3 tiri, noi 10 tiri, un solo gol. Ora trasferta difficile ad Ascoli. Partita
proviamo un po' a cambiare le carte ancora con questo 4-3-3 e mettendoci a specchio. Mancosu lo vede, lo serve subito. La Padula in fuorigioco, perde l'attimo, Millico di testa e miracolo di Baumann che sulla linea manda in calcio d'angolo. Bello il cross per la Padula. Colombo controlla al limite dell'area. Abbattuto senza fallo. Viola dentro per Millico ancora di testa. Intanto si fa male Colombo che rimane a terra. Non si rialza. Attenzione, dopo Falco potremmo perdere anche Colombo. Colombo continua a toccarsi probabilmente la coscia. Colombo qui Obert disturba Giordano e niente, Colombo chiede il cambio e allora dentro Terracciano. Qui attenzione, Makumbu si dimentica che dobbiamo guardare la palla. Qui Dossena rischia subito il secondo giallo. Mamma mia che rischio, quando ho visto l'arbitro che partiva in direzione di Dossena ho pensato che potesse tirare fuori un altro cartellino, ma è stato graziato. Tanto noi schiacciati davanti alla nostra area, giro palla prolungato dell'Ascoli, colpo di tacco di Mendes, Fontana entra in area, dietro per Falzerano, prova il tiro bellissimo e bellissima la parata di Radunovic. E allora, squadra scoperta e solita ripartenza per vie centrali. Che succede? Qui l'arbitro fischia la rigore. Ma eravamo a centrocampo. Ma che... Cioè, che senso ha? Vabbè, riguardo il replay, se c'è. Incredibile. Cioè, non è possibile, dai. No, non, cioè, non è normale. Fallo a centrocampo, l'arbitro segna il rigore. Qui vengono fuori altre assurdità di questo gioco. Intanto si fa male anche Dossena, incredibile. Ce ne capita una dietro l'altra. Bene, Dossena si gira Zappa, Mancosu, poi nello spunto riesce a servire Terracciano, disturbato da Caligara. Terracciano alza questa palla per Millico. Scelta non proprio azzeccata. Qui bravo Makumbu di fisico su Mendes. Palla che rimane lì e Baumann esce sui piedi di La Padula. Niente, dovremo cambiare anche Dossena, che non riesce a riprendersi dalla brutta caduta. Qui
Tanto qui in qualche modo riusciamo a non subire gol. Anche D'Ossena è costretto al cambio. Qui Mendes senza fallo ruba palla e di nuovo a tu per tu con il portiere non riesce a segnare e ancora Radunovic. Situazione assurda, l'ennesima. Ripartenza Cagliari, Milico lento, è costretto a tornare indietro. Viola propone per Carboni, dentro per la Padula, disturbato da due difensori e palla che scivola. Zappa in ritardo su Giordano, poi non riesce a fermarlo neanche Capradossi. Niente, non riusciamo ad affondare più mezzo contrasto. Sbaglia l'Ascoli. Milico riesce a girarsi. Torna indietro. Viola ci prova di testa e palla di poco a lato. Qui Obert da esterno destro, non si sa per quale motivo. Viola alza questa palla per Milanese. Per Carboni. No! Perché prova il pallonetto? Viola, bello il cross. Palla che rimane lì. Sfugge tra le braccia del portiere. Viola dentro per Melchiorri che calcia addosso al portiere. Bene il pressing di Terracciano. Brutto fallo di frustrazione. Solo cartellino giallo. Palla corta di Viola e cross battuto malissimo. Makumbu col fisico. Addirittura commette lui fallo, oltre a perdere palla. Allora sbuca Falasco, fermato da Capradossi, e palla che scivola a lato. Intercetta Capradossi, allora nuova ripartenza. Con Terracciano, tiene la palla in campo, Mancosu non ne ha più. Dentro per Melchiorri, in ritardo. E ecco che arriva l'ennesima sconfitta per il Cagliari che oltre che non riesce più a segnare, subisce in continuazione. Qui l'arbitro grazia anche Capradossi. Se non ci stava il rosso, invece neanche giallo. Comunque questo gioco è completamente rotto. E vedete qua che bomba su punizioni. C'è poco da dire. Loro segnano su rigore per un fallo fatto a centrocampo. Niente, questo gioco è completamente fuori di testa. Luvumbo fuori 3 mesi e D'Ossena fuori 5 giorni. Mancosu ha qualcosa da dirci, i ragazzi sono preoccupati, ci si accontenta del minimo risultato, ma in realtà non arriva neanche quello, perché è tutto completamente allo sbando. Intanto alcuni giocatori sono scesi di overall, altri sono saliti e a Cosenza proveremo la doppia punta. Palla che arriva alla Padula, ma contrastato in un attimo. E allora altro corridoio per D'Urso. E subito. Ah, non c'è il gol, incredibile.
Confuso, svetta di testa, la padula controlla, si gira dentro per Mancosu, accerchiato, Viola serve la corsa di Barreca, si allunga la palla, mette al centro, non ci arriva Melchiorri, non riusciamo mai a colpire noi dai nostri cross. Rog si gira, mette dentro per la padula di testa e finalmente il Cagliari si sblocca. Avevamo appena detto che non riuscivamo più a colpire di testa, invece finalmente riusciamo ad insaccare. Mancosu, palla sul destro, prova il tiro dalla distanza murato dal petto del difensore centrale. Allora ancora lì volante, sventagliata per Corsi. E allora Cagliari totalmente sguarnito, ma Corsi invece di metterla al centro per un facile appoggio decide di fare tutto da solo e consegnare la palla tra le braccia di Radunovic. Attenzione all'arrivée qui, palla dentro per Durso e miracolo di Radunovic. Lungo per l'arrivée, finta, dentro per Durso che infila Radunovic. Durso sempre bestia nera per il Cagliari. Chiediamo ai terzini maggiore spinta, maggiore supporto, perché il giro palla deve essere più fluido. Barreca mette dentro questa palla per Melchiorri che ci arriva anticipando il centrale, ma la palla è centrale. Questo modulo a due punte non mi sta convincendo più di tanto perché la densità non è quella che mi aspettavo. Molto bene Viola che si propone, ritorna. Molto bene anche Zappa. Ottimi qui gli 1-2, bene Mancosu. Eccolo Melchiorri, prova il tiro da lì, spara addosso al portiere. Passiamo alla difesa 3, dobbiamo assolutamente vincere, anche se rischiamo in più occasioni di perdere. Squadra che deve riposizionarsi dopo il cambio modulo. Palla che filtra e fortunatamente il loro tiro centrale. Ancora occasione per la Rivei, già il Cosenza già di nuovo dentro l'area. Giro palla troppo lento e poi recuperiamo palla, avanza Curfalidis, prova il tiro dalla distanza, palla di poco fuori. Curfalidis che quando viene chiamato in causa è sempre comunque pericoloso. Invece oggi Milanese marcato stretto non riesce a combinare nulla. Bravissimo Di Pardo qui, poi sbaglia in realtà il passaggio e allora squadra scoperta, palla che filtra, rimane lì, scontro durissimo e loro sprecano. Curfalidis non vede lo scatto di Di Pardo, serve la padula dentro per Milanese, per Millico, tiro di potenza. E qui si immola il difensore, incredibile. Va tutto bene il corner. Romagna per Milanese, controllo di petto, prova il tiro dalla distanza, forse ribattuto, no. Arbitro che fischia 1-1 a Cosenza. Offerta per il prestito di Obert dal Brentford. Io
rifiuto, a questo punto possiamo anche toglierlo dal mercato. Classifica che vede il Cagliari scivolare fuori dalla zona playoff inevitabilmente. Questo perché noi siamo in una striscia negativa e non vinciamo addirittura da Natale. Due pareggi e una sconfitta a gennaio, due sconfitte e un pareggio a febbraio, incredibile. Significa 3 punti in 6 partite.